Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora io direi di proseguire la carrellata dei video recensioni perché in questo mese in cui ho avuto un pochino da fare con il trasloco eccetera, sono accumulate tante belle cosine di cui vi posso parlare. Voglio iniziare con tre prodotti di make-up che ho iniziato a utilizzare relativamente da poco, ma già ho un'idea ben precisa e quindi posso fare una recensione. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questo, che è un mascara primer della, come si pronuncerà? Non ho mai capito come si pronuncia. Threina? Treina? Non si sa. È un base coat mascara. Scusate, sono un pochettino distrutta. Voglio capire se c'è in italiano la descrizione in italiano, ma eccolo qua. Allora, in crema allunga e dona volume. Applica il mascara preferito per un effetto, un finish effetto. Perché traducono così? Non ho capito. È un prodotto da quanti ml? Non è segnalato, vediamo qui. 8,5 ml. Ah, è un made in Italy, ma la marca so che è spagnola dovrebbe essere. Questo è il pack interno. E questo è il mascara. Rispetto agli altri mascara base è colorato a questo color marroncino biondino che non mi dispiace, non ha un grandissimo profumo, cioè nel senso mi dispiace un pochettino questo colore, però ni. Ora andiamo con ordine. Come avete visto, ha lo scovolino questo tutto dentinato, molto flessibile. Allora, io di norma utilizzo questo prodotto quando desidererei avere un effetto di ciglia che mi fanno il giro del capo. Purtroppo, allora, io come mascara base coat ho utilizzato quello di Essence e basta, non mi ricordo, ma quello mi dava veramente un bellissimo effetto volume, non tanto lunghezza, ma proprio volume, bel volume. Questo purtroppo no. Allora, prima pecca, si asciuga dopo tantissimo, quindi qualsiasi tipo di mascara tu ci vai a mettere sopra, lo sporchi di questo marroncino, quindi l'effetto super black dei mascara normali che si utilizzano dopo si va a perdere. Ho anche provato ad attendere tantissimo tempo prima di mettere il mascara sopra a questo prodotto, tipo fatta la base, prima di mettere gli ombretti ci ho messo questo, ho fatto tutto gli occhi, ho sistemato le sopracciglia, contouring, dring, drang. Comunque dopo più di 20 minuti era ancora umidiccio e quando ho passato il mascara sull'altro nero, il mascara normale, si è tirato via il colore ed era tutto sullo scovolino. Quindi non si asciugherà né mo' né mai. Non lascia un volume estremo, purtroppo lo devo dire, quindi come base coat mi aspettavo di più, questo prodotto mi ha deluso tantissimo. Ovviamente lo porterò a compimento, però non mi è piaciuto. Lo comprai su Zalando, comprai un paio di scarpe e decisi di provare questo base coat, ma non mi è piaciuto. Secondo prodotto di cui voglio parlare è un prodotto di Wycon, è la Compact Powder Ciglia Compatta, la numero 106 Contouring. Cipria in polvere che fissa il make-up e dona alla pelle un effetto seta. Allora, io ho preso il colore freddo perché mi serviva proprio il contouring, come indicato dalla numerazione. Questa è la sua confezione, molto carina. Dentro c'è ovviamente qui il suo specchio, c'è un puff che ovviamente con un prodotto del genere non vado a utilizzare. Ho ancora la pellicolina sul prodotto perché non voglio sporcare il puff. Questo è il prodotto nella cialda. Questo è il prodotto. Questo sul dito.
si vede moltissimo sulla mano. È un prodotto, un colore marrone scuro, quasi livido, che si sfuma in modo molto facile, veramente. È semplicissimo sfumarlo. Allora, io all'inizio utilizzavo un pennello sì, molto con pochissime setole, molto morbide, perché la terra che utilizzavo prima per il contouring non era così fredda, quindi potevo tra virgolette esagerare per poter darmi un effetto scavato. Con questo prodotto, quel tipo di pennello non va bene perché rischi di fare la macchia pugno in faccia, che non è molto carino, quindi ho dovuto optare per un altro tipo di pennello, un pennello a ventaglio molto molto sottile. Il pennello in questione è questo, è un semplice pennello che trovai in un set comprato dai cinesi, quindi niente di che, ha quattro peli in croce, ma riesco perfettamente con questo tipo di terra per il contouring a creare l'ombra corretta sotto il mio zigomo e a delineare leggermente anche le zone della tempia, della fronte che non faccio quasi mai, e mi aiuta anche sotto la mascella. L'unico pennello tra quelli che ho in dotazione che possiedo, non sono una grande accumulatrice di pennelli, che mi aiuta a lavorare bene con questo tipo di cipria contour, di polvere compatta per il contouring. Mettete voi quello che serve per completare la frase. Ha una bella durata, si sfuma tranquillamente, mi piace il colore, fa un effetto contouring bello, veramente carino, carino, carino. Mi sto trovando bene, non sono una professionista, quindi il mio livello di contouring può essere un livello base, però loro due assieme il livello base è più che accettabile. Ultimo prodotto per questa recensione di make-up è questa matita della La Vera Biologic Organic, la linea è la Trend Sensitive. Eyebrow Pencil Blonde 02, quindi è la matita per le sopracciglia per bionde. Questo l'ho comprato su Eccoverde, l'ho già utilizzata, quindi l'ho già temperata più volte. È un bel colore freddo, eccolo qui. Molto similare alle mie sopracciglia, riesco, io di solito con la matita, questa la utilizzo di solito la mattina quando vado in velocità e non posso fare lavori precisi alle sopracciglia, quindi riempio leggermente la parte iniziale perché quella è un po' più rada e piano piano allungo leggermente le due codine e poi sfumo con un classico pennello da sopracciglia molto simile al mio colore, non è difficile da sfumare, riesco a tenerla su tutta la giornata, non mi cola. L'ho utilizzata comunque in un periodo che andiamo verso, che siamo già nel freddo più estremo. Non so quando caricherò questo video, però ora che è il 14 di dicembre fa freddo, a Salerno fa freddo, però nelle settimane precedenti abbiamo avuto comunque ancora dei picchi di caldo con il sole, eccetera, non si è sciolta, quindi perfetto. Mi sta piacendo veramente molto. È una matitina, non costa neanche tantissimo, che fa il suo dovere. Sistema le sopracciglia, non ho più null'altro da dire, mi piace ed è vegana a chi dovesse interessare. Ok, io spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su a questo video. E se non vuoi perdere i prossimi video, giù nell'info box e qui nell'ultima schermata c'è il tastino dell'iscrizione. Io ti ringrazio per avermi aperta e se ti va ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!